Tutti noi conosciamo i coralli tropicali, che formano queste barriere coralline molto grandi e molto belle, soprattutto ad esempio nella barriera corallina australiana o nel Mar Rosso. Tuttavia, pochi conoscono i coralli profondi, che sono organismi che vivono in assenza di luce a profondità che variano dai 1000 ai 2000 metri. Quindi sono organismi che vivono in assenza di alghe unicellulari, che vivono insieme ai coralli tropicali. Questi coralli precipitano e formano uno scheletro carbonatico che registra all'interno dei segnali geochimici che possono essere decodificati e trasformarsi in segnali ambientali. Quindi noi geochimici, geologi, studiamo le variazioni geochimiche, quindi gli elementi in traccia o gli isotopi all'interno dello scheletro carbonatico, in modo da ricostruire il clima del passato. Lo possiamo fare per campioni che hanno 100, 200, 500 anni o per periodi geologici molto particolari, come l'ultima glaciazione 20.000 anni fa, ad esempio. Tutti questi dati verranno poi forniti ai matematici e ai fisici per migliorare la comprensione del sistema climatico e migliorare le performance dei modelli climatici previsionali per capire il clima del futuro.